Amici, ben ritrovati. Oggi siamo a fare questa pescata in questo laghetto, siamo al lago Pascoli di San Mauro Pascoli, una pescata invernale dedicata ai carassi. È una pesca che piace molto anche perché ci permette nella stagione invernale di prendere qualche pesce, ma soprattutto di essere pronti in pochi minuti, perché è una pescata relativamente semplice. Sicuramente le attrezzature da preparare sono poche, con mezzo chilo di bigatti, una scatola di mais e una manciata di pellet riusciamo a fare la nostra pescata. Adesso ovviamente stiamo parlando di pescata invernale, andiamo a prepararci, a vestirci bene, perché la prima cosa importante è di coprirsi bene, e tra pochi minuti vedremo di riuscire a catturare qualche pesce. Seguiteci. Abbiamo preparato in pochi minuti quella che sarà la nostra pescata. Le esche che abbiamo preparato sono estremamente semplici: un po' di bigattini, un po' di bigattini morti e del pellet. In questo caso non abbiamo preparato il mais, perché in questo lago specifico il mais in questa stagione sembra non rendere. A tal proposito è importante ricordare che ogni laghetto, soprattutto nella stagione invernale, ha le sue regole, quindi è importante conoscere lo specifico laghetto, le sue regole non tanto scritte, ma le sue regole per andare a catturare del pesce. Andiamo a vedere un'altra cosa che è importante, che sono le lenze e i galleggianti. Io in questo caso ho montato un modello come questo, un modello che ha un'antenna lunga con un carbonio, un insert in carbonio all'interno di un'antenna cava in plastica. L'ho modificato in cima con un anellino di gomma per aumentarne il diametro, aumentarne la visibilità e anche la stabilità in pesca. Questo mi permette poi, una volta che sono a pescare, di tarare maggiormente a bolla, come si suol dire, la lenza. La lenza è estremamente semplice, la vediamo qui, un bulk e tre pallini. In questo caso le lenze invernali non devono essere tanto complesse, ma bisogna capire se in quello specifico lago vuole delle lenze più aperte o più chiuse. Solitamente in inverno si tende a non aprire tantissimo, si tende a pescare con delle lenze abbastanza compatte, non esageratamente, dai 30 ai 35 cm fino a 40 nei casi in cui il lago presenti maggiore profondità e magari maggiore appoggio. Questo perché di solito si tende ad appoggiare veramente poco in inverno, in fase, lo vedremo anche quando andremo a sondare, si appoggia uno, massimo due dita, e quindi avere una lenza più dritta ci permette di avere una fase di pesca sicuramente più precisa, in virtù anche del poco appoggio che utilizziamo. Nella pesca invernale capita spesso di pescare a filo lungo, quindi in questo caso abbiamo preparato un galleggiante più pesante, un paio di grammi, e dovremo andare a sondare a filo lungo, che è una cosa relativamente complessa, ma grazie a un piccolo trucco riusciremo a sondare perfettamente anche fuori punta. Il piccolo trucco consiste in questa semplice pallina, è un galleggiante in eva che noi abbiamo rotto e al quale abbiamo praticato un taglio. Questo galleggiante lo andiamo ad applicare sulla deriva del galleggiante, lo incastriamo sulla deriva del galleggiante, e una volta che andremo a sondare, questo spingerà il galleggiante verso l'alto, lo chiamano la trappola, proprio come la trappola quando peschiamo all'inglese, e ci permetterà di vedere perfettamente quello che è l'appoggio che abbiamo in quel momento fuori punta. È importante a tal proposito che la sonda che noi utilizziamo sarà di peso maggiore rispetto alla portata che abbiamo della nostra pallina di eva che mettiamo sulla deriva. Adesso abbiamo tolto 3 o 4 cm d'acqua perché appoggiavamo troppo, lanciamo la nostra sonda fuori, il galleggiante, come vedi, si ributta, esce proprio dall'acqua dritto per segnalarci l'appoggio che abbiamo. Adesso, come vediamo, appoggiamo tutto il corpo del galleggiante, l'antenna e anche un pochettino della deriva. Per quello che riguarda la pesca in inverno è ancora un pochettino troppo, andiamo a togliergli ancora un centimetro.
abbiamo tolto quel centimetro o due di troppo, andiamo di nuovo a stendere la nostra lenza, va sotto, poi la cosiddetta trappola ce la ributta fuori dritta, perfettamente perpendicolare rispetto alla zona di pesca. In questo momento appoggiamo l'antenna e metà del corpo del galleggiante, quindi direi che l'appoggio è perfetto, possiamo tenere la lenza fatta in questo modo. In inverno la taratura del galleggiante deve essere proprio estrema, deve essere come in questo caso tarato, come si suol dire, a bolla, al limite quasi della visibilità, perché le mangiate sono delle tocche spesso impercettibili che tirano appena appena sotto il galleggiante. In queste pescate invernali è importante che la pasturazione sia abbastanza corta, in quanto il pesce tende ad allungarsi oltre la linea di pesca, quindi è importante pasturare corto proprio per cercare di tenerlo il più possibile vicino al nostro galleggiante. La taratura deve essere fatta, come vediamo, al limite, ogni tanto un invito. L'utilizzo del pellet nei laghi commerciali è molto importante, ma bisogna stare molto attenti perché può essere un'arma a doppio taglio. Infatti un utilizzo eccessivo di questo materiale, di questa pastura, che è decisamente nutriente, rischia di uccidere il picchetto e fare che i pesci non mangino più. Un altro carassio, questa volta la taglia è un po' più modesta, ma comunque una bellissima pescata. Il carasso sarà 2,5-3 etti, sono, vedete, mangiano in maniera proprio molto difficile, si vede qui. Per quanto riguarda ami e terminali, in inverno è necessario scendere in moltissimi laghi, anche in questo, però in questo lago ci permette di utilizzare anche ami e terminali un pochettino più generosi. Non è raro nei laghetti invernali scendere a un filo anche dell'8 o addirittura del 7. Questo lago ci permette di utilizzare terminali anche un po' più grandi, terminali del 9, e come amo io in questo caso ho utilizzato un 202 di tubertini del numero 18, questo perché ci sono pesci anche molto grandi e questo tipo di attrezzatura ci permette di prendere i carassi, ma di prendere e di portare in nasa anche le grandi carpe che sono presenti in queste acque. Dopo aver pescato, come si dice, sotto punta, andiamo a fare un paio di giri a filo lungo. Abbiamo messo un galleggiante più pesante, un galleggiante da 2 grammi, e adesso proviamo a pescare a filo lungo a vedere se qualche carassio, solitamente loro tendono a stazionare fuori dalla zona pasturata, andiamo a vedere se riusciamo a prendere qualche altro bel carassio.
le mangiate erano un po' calate, siamo andati a lenza lunga e abbiamo quasi subito visto la mangiata. Un altro bel carassio, un pesce da 300 grammi, buoni, una pescata davvero divertente, una pescata davvero tecnica. Questi pesci vanno affrontati con dei galleggianti tarati veramente a bolla e tante volte non tirano sotto neanche quello. In inverno capita spesso di avere bisogno di un piccolo aiuto per riuscire a tenere il galleggiante più a galla quando lo tariamo a bolla, per evitare che continui ad affondare. In questo caso utilizziamo un grasso che ci aiuta, messo proprio sulla punta del galleggiante, a tenerlo, a farlo galleggiare e tenerlo a bolla. Un altro prodotto che si può usare per migliorare la visibilità del galleggiante è questo tipo di vernice. Sono delle vernici ad altissima visibilità che si utilizzano proprio messe nella parte terminale del galleggiante, aiutano la galleggiabilità e favoriscono appunto la visibilità in condizioni difficili. Una giornata davvero piacevole questa che abbiamo passato qui al Lago Pascoli. Poche ore sono state sufficienti a mettere in nassa diversi carassi. Pescata molto tecnica, molto difficile, ma la pescata invernale nei laghi commerciali è questa. Sono pescate che ti garantiscono a due passi da casa un divertimento e soprattutto ti allenano anche per chi fa le competizioni, per le competizioni dell'estate. Per oggi direi che è tutto e l'appuntamento con tutti è alla prossima puntata. Ciao!